fagiolo e quello. Ah, vale. Ciao cari amici e ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Guardate qui il porchettone di lago, una bellissima carpa appena pescata e regalatami da un mio amico. La sua morte è il barbecue. Però per evitare una cottura troppo secca, che cosa faccio? La insaporisco per bene, quindi odori, rosmarino, timo, prezzemolo, aglietto, sale, limone ovviamente, e poi la incarto per bene, prima nella carta forno e poi nella carta alluminio, e la metteremo a cuocere sul barbecue, ok? Incido leggermente per far insaporire bene la nostra carpa, essendo una bella carpa, circa un 4,5 kg, ecco qui, iniziamo quindi a insaporire. Mettiamo del sale, l'aglio l'ho fatto a pezzi più grandi perché insaporisce e poi chi non lo gradisce si toglie facilmente. Giriamo il porchettone, ecco qui, siamo all'aperto, naturalmente c'è qualche mosca, però non succede nulla perché la nostra carpa verrà cotta sul barbecue. Quindi si disinfetta tutto. Saliamo anche esteriormente, giriamo, saliamo. Allora, guardate la freschezza di questo pesce. Ora saliamo l'interno, quindi l'aglio. Massaggio un poco, allora, e lo farcisco per bene, rosmarino, menta, tutti gli odori che avete a disposizione, timo, e va bene così. Poi infiliamo fettine di limone. Eccoci qua, altro aglio. Allora, che dobbiamo fare ora? Dobbiamo solo incartare la carpa. Allora, prendo... Ah, naturalmente olio extravergine di oliva, non ci dimentichiamo. L'olio, togliendo il tappino, mettiamo olio extravergine di oliva. Anche sopra. Eccoci qua dall'altro lato. Ecco qui, ora facilissima da preparare, naturalmente le spezie sono a vostro piacere. Allora, ora dobbiamo incartare la nostra carpa. Io uso sempre prima carta forno perché non metto mai a contatto il pesce con gli alimenti, qualsiasi tipo di alimento, con la carta alluminio, perché sappiamo che a contatto con le sostanze acide è cancerogeno. Allora, ecco qui. Allora, mettiamo prima del limone, facciamo così, un sposto di qua. Mettiamo rosmarino, menta, rosmarino, timo e fettine di limone. Lo adagiamo su un bel letto di odori e fettine di limone. Ecco qui. Chiudo. Allora, ho fatto il secondo giro di carta alluminio. Ecco qui. Pronta per il barbecue.
Allora, la carpa sta cuocendo sul barbecue, la gireremo quindi un'altra volta, un paio di volte per farla cuocere da entrambi i lati, più o meno come tempo di cottura, un'oretta da controllare. Ok, ci vediamo dopo. Allora, controlliamo la cottura della nostra bellissima carpa. Naturalmente devo tagliare la carta alluminio. Guardate, praticamente perfetta. È umida e allo stesso tempo è ben cotta, quindi un po' rossiccia, come diciamo noi a Grascatella. Scotta naturalmente, guardate la cottura, guardate com'è bella, ben cotta e allo stesso tempo la carne è succulenta. Profumo che non vi dico. Guardate i succhi della carpa, sono rimasti tutti all'interno della carpa. Bene, cari amici, io ora non la impiatto perché poi oggi ho degli amici a pranzo, quindi la servirò dopo, la mangeremo dopo. Quindi ora la richiudo, poi la ripasso sul barbecue e la impiatterò per pranzarla insieme agli amici, perché questa carpa non si può mangiare da soli. Bene, bene, io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Le solite raccomandazioni: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Prodotti in descrizione. Ciao ciao! Thank you.